Siamo col consigliere del Movimento 5 Stelle Vincenzo Risso. Siamo qui a Via Ripuaria per parlare della rotonda che è stata appena installata. Finalmente la rotonda è stata installata, una rotonda che mancava qui da anni, su in un crocio praticamente sensibilissimo della zona, perché è molto trafficato come si vede alle mie spalle, e praticamente era sempre bloccato e c'era sempre traffico, soprattutto a quest'ora. Ringraziando insomma chi ha reso possibile questa cosa, perché dopo le nostre insomma richieste, grazie al il colonnello Petraio, grazie agli uffici insomma competenti che hanno preso a cuore questo problema e l'hanno portato avanti, si è riuscito a portare questa rotonda e ad avere sicuramente un miglioramento sotto l'aspetto insomma della viabilità. Le prossime proposte sul territorio da parte del consigliere? Le prossime proposte starò sicuramente, adesso andrò a chiedere di nuovo e insisterò per quanto riguarda il progetto marciapiede, perché qui in fascia su Via Ripuaria manca un marciapiede e la gente non può camminare a piedi. Ma altrettanto importante è la rotonda Via Sannullo, Via Madonna del Pantano e l'incrocio dei viali dei Pini Nord e Sud, che anche lì sono molto pericolosi e hanno bisogno, soprattutto quello di Via Sannullo, di una rotonda. Nella richiesta di questa rotonda qui c'era anche quella di Via Sannullo, che purtroppo ancora non è stata presa in considerazione, ma che gli staremo ancora addosso per cercare insomma di farla realizzare. Ti voglio dire un'altra